netto di discorso. Dentro quel bosco di betulle, quali profumi anche di maggio, anche di dicembre, quale vita brulicante tra le radici sotto la neve. Sai bene che il tasso non ti spia, chiuso nel suo letargo, ma non sai se la lince oppure la cerbiatta attendano la sera per uscire dal ghiaccio o salutino il sole quando appare. Amica, perché non andiamo a vedere? Perché non andiamo al bosco di betulle quando profuma? Perché non andiamo dove esce la cerva quando figlia e il cervo annusa l'aria, guida il branco, vigila? Mi dici che non sai, che temi, mi dici che nel sole tu lavori e nelle sere riposi, mi dici che dentro la polveriera non v'è posto nemmeno per le betulle e non curi chi è lì, come sempre, a seguire quello che avviene oggi come una volta. Così, nel folto del bosco, prende di sorpresa ogni passo, quell'unica trepidazione nell'aria è il vento di mattina.